Un altro strumento che è presente all'interno dell'area del frame buffer è la light clamping. La light clamping è un taglio di quella che è la luce, quindi va a ridurre il rumore di anti-aliasing dove ci sono le zone più luminose. Innanzitutto, se io premo il tasto destro del mouse, ho la possibilità, come avviene nei vari frame buffer di molti motori di render, di visualizzare quella che è la intensità. Vedete che qua lui mi sta dicendo nelle parti un po' bianche 252, 252, 252. Se io utilizzo un taglio della luce, ho la possibilità, introducendo un coefficiente, di abbassare questa intensità nelle parti più luminose, compresi questi colpi di luce che potrebbero creare anche un effetto denominato appunto Firefly, quando abbiamo gli effetti di luccichi, e posso andare a tagliare questa parte cromatica. Se ad esempio gli dico 1, andrò a realizzare un render come questo. Faccio ad esempio la B e qua l'ultimo che ho fatto, che sarebbe quello a 0, senza la modifica. Mi accorgo già, quando vado a spostare il selettore, che nel momento in cui io gli dico 1, sono andato a cambiare quelle che sono le informazioni. È diventato un giallino paglierino. Abbassare queste informazioni significa però abbassare anche l'effetto di anti-aliasing, vedete qua, su questa zona, perché Corona è molto sensibile sulle parti definite troppo bianche in questa locazione. Abbiamo visto che ci sono anche altri strumenti per metterlo a posto, però abbiamo anche questa possibilità. Il suo funzionamento sta nell'aumentare quello che è il taglio, che non significa andare a tagliare ancora la luce, ma spostarsi sempre di più verso la parte bianca. Qui ad esempio abbiamo il 3 e qui il 2. Metto qua la parte con il taglio a 2 e vedete che stiamo ritornando 252 252 251. Stiamo ritornando un po' verso quella che è la parte bianca. 252 252 209, qua invece era proprio più bianco ancora. Queste zone ancora sono un pochino più luminose rispetto a quello precedente. Poi ho un taglio, ad esempio, a 3. Il taglio a 3 è un po' più luminoso, però va sempre in caduta rispetto a quello che è il render di default. Scusate, lo mettiamo qua. Render di default. Questo è il taglio a 3, ok? Qui qua vedete che c'è sempre una caduta di quello che è l'effetto di anti-aliasing rispetto anche al 3. Questi li trovate direttamente sempre nella cartella clamping 1, clamping 2, clamping 3. Questo sarebbe quello a 0. Se io comincio a impostare ad esempio a 8, arrivo bene o male a quello che è il coefficiente simile al taglio impostato a 0. Quindi vuol dire che a un certo punto posso anche salire, perché questo coefficiente vedete che continua, continua, continua a salire, quindi posso andare anche molto in alto, però poi a un certo punto non ha più molto senso. Ve ne accorgete molto bene su queste tipologie di test che si possono fare anche con quello che è il render, ad esempio, interactive render. Potete aumentare anche un attimo la dimensione, facciamo ad esempio 800 ed gli dico Start Interactive. Qui si vede molto bene quella che è la parte, diciamo, bianca, che è questa zona. Sarà sufficiente entrare all'interno di questa locazione e dirgli ad esempio 1. Appena io gli dico 1, cambia il render e qua si vede che diventa completamente giallo.
posso anche scendere e tagliare ancora di più, diventa ancora più giallo, quindi vado a tagliare tutte quelle che sono le luci. Più aumento, vedete che questo qua è diventato completamente giallo. Adesso sono arrivato a 8, arrivo a 252, 252, 252, 255, che bene o male è quello che è il coefficiente senza appunto il taglio delle luci. Quindi potete fare anche dei render di test con il render interattivo, ed il discorso vale sia anche per quanto riguarda la gestione dei filtri. Chiaramente ci vuole una CPU abbastanza performante, però poi nessuno vi vieta ad esempio di concentrarvi su una determinata regione, ad esempio questa tipologia di regione, e fare dei test per vedere come si comporta il filtro direttamente su questa parte, che per voi magari è la parte più difficile da trattare, e quindi si possono velocemente gestire senza dover fare tutto il render completo.